Un saluto da Matteo Cantile, bentrovati a Salute e Sanità. Buonasera al dottor Paolo Brunamonti Binello. Bentrovato dottore, grazie di essere con noi. Buonasera Matteo Cantile. Odontostomatologo, dirigente medico dell'ospedale Galliera e nostro amico che ci dà una mano molto per capire cose importanti che riguardano il mondo della nostra bocca e della nostra salute. Stasera torniamo su un tema che forse, se andiamo per strada a parlare con, diciamo, l'uomo della strada, tra virgolette, non sa che è strettamente legato al mondo dei dentisti e degli odontostomatologi, cioè le precancerosi o, diciamo, i tumori che si formano nella bocca. Cominciamo un attimo a dare un'idea generale di cosa stiamo parlando e del pericolo che corriamo. Beh, innanzitutto è un argomento del quale vale sempre la pena parlare perché è un discorso estremamente attuale. Basti pensare che in Italia si ammalano di carcinoma del cavo orale, cioè di tumori della bocca maligni, circa 6.000 persone all'anno. Di queste 6.000 persone, purtroppo ancora il 70%, quindi se la matematica non mi inganna, circa 4.000 persone all'anno ancora muoiono. Si sa che per questa patologia, se la diagnosi è precoce, cioè se viene fatta in tempo precoce e veloce, la possibilità di sopravvivenza invece diventa del 90%, quindi con ottime possibilità di guarigione e con buon successo. Peraltro, lo ricordiamo, dottor Brunamonti, questo aspetto, che non c'è nulla di più facile che fare diagnosi in bocca, perché per vostra fortuna, fortuna anche nostra di pazienti e vostra di medici, la bocca è un organo che si apre e che si può perlustrare senza essere particolarmente invasivi. È sicuramente una parte anatomica estremamente accessibile e facile da esaminare e da ispezionare. Basta soltanto avere un po' di pazienza, un po' di tempo, una buona illuminazione e strumenti molto semplici da utilizzare, per cui lo specialista con un esame obiettivo locale può e deve periodicamente fare ispezione del cavo orale e eventualmente identificare lesioni precancerose che potrebbero poi evolvere in lesioni cancerose vere e proprie. Questo è molto interessante, c'è un pre e un post, nel senso che molte volte nei tumori, nelle neoplasie, sappiamo che ce ne sono alcuni molto subdoli che sono asintomatici fino all'ultimo secondo, che non si scoprono mai e che poi magari si esprimono in tutti i loro effetti. In questo caso le due fasi, quella del pre e quella poi eventualmente della malattia, sono molto ben distinguibili. Si vede sempre una precancerosi? Basta fare la prevenzione secondaria, cioè quella della visita? Intanto facciamo la netta distinzione tra precancerosi e lesione maligna, cioè cancro. La precancerosi per definizione è semplicemente un'area della mucosa della bocca nella quale statisticamente, quindi non con certezza, statisticamente è più probabile l'insorgenza di lesioni maligne rispetto ad altre aree della mucosa del cavo orale. Quindi non rappresenta uno stadio vero e proprio della malattia, rappresenta una condizione di premalattia che può evolvere potenzialmente in cancro della bocca. Può e non deve, diciamo. Può e non deve. Per questo dicevo, la precancerosi si identifica, può essere vista e diagnosticata e va monitorata nel tempo ed eventualmente va biopsiata. Ok, prima di entrare in quelle che sono proprio le precancerosi, vedremo anche delle immagini così che si possa capire di cosa stiamo parlando. Questo tipo di prevenzione va fatta a che età? Tutti dobbiamo, su quando andiamo dal dentista a fare la pulizia della bocca, se non ci andiamo dobbiamo andare non soltanto per la salute della bocca ma anche per quella del cavo orale? Allora, intanto la prevenzione va fatta per entrambi i sessi, anche se vi è una maggiore incidenza nei paesi del Mediterraneo di precancerosi di carcinoma della bocca nel sesso maschile e in età più avanzata, però va fatta in entrambi i sessi. Secondariamente vanno prese in considerazione tutte quelle che sono le abitudini viziate, il tabagismo, cioè il fumo, l'etilismo, cioè l'assunzione di alcol e di superalcolici, ovviamente in modo rutinario e abituale più volte durante l'arco della giornata. E per cui stiamo parlando di non bambini o adolescenti, ma comunque pazienti che sono già in fase adulta della vita. Perché insomma anche l'abuso poi tende a degenerare con il tempo in qualche modo. Certo. Poi, tra i fattori di rischio, esistono le lesioni da trauma del cavo orale, lesioni da trauma che possono essere rappresentate da traumatismi legati alla presenza di protesi mobili
o di denti che sono mal posizionati nel cavo orale dei nostri pazienti, che quindi creano delle lesioni traumatiche croniche sulla mucosa della lingua o delle guance o delle labbra, lesioni traumatiche che nel tempo possono dar luogo a delle precancerosi vere e proprie e quindi poi evolvere in modo sfortunato. Mi viene in mente che alcune lesioni talvolta i ragazzi, specialmente ad oggi, se le autoinfliggono, sono i piercing per esempio, sono pericolosi dunque da questo punto di vista perché rendono più fragile, più sensibile la parte? La moda del piercing, così come adesso sta subentrando anche la moda del tatuaggio all'interno del cavo orale, ci sono dei ragazzini o delle ragazzine che si fanno tatuare il nome del fidanzato o dei nomi di fantasia all'interno delle mucose della bocca, questa è una moda. Quindi per vederlo poi devono estrarre. Esatto, assolutamente bizzarra, ma poi rimane lì tutta la vita perché non si cancella mai più. Sono potenzialmente pericolose, bisogna avere il coraggio di dirlo. Il piercing è un corpo estraneo nel cavo orale che può, come un corpo estraneo come la protesi mobile, creare delle lesioni traumatiche di tipo cronico, come avevo appena detto, per le protesi mobili. Il tatuaggio, oltre a poter essere veicolo di potenziali infezioni, oltre ad essere un trauma nella fase di disegno del tatuaggio, è una pigmentazione artificiale della mucosa, quindi può nascondere delle lesioni pigmentate potenzialmente anche pericolose all'interno del cavo orale. Le lesioni pigmentate del cavo orale, delle mucose del cavo orale, normalmente non sono mai lesioni che inducono a pensare a un qualcosa di maligno, quindi di pericoloso, tranne che nella condizione del melanoma. Io poi ho portato una slide da far vedere, poi possiamo vederla. Certo. Lo vedremo poi. Però la sovrapposizione di un melanoma su un tatuaggio può rendere difficile la diagnosi, ma anche tutte le altre precancerosi possono venire mascherate da questi tatuaggi. Quindi è bene non farli, ecco. Assolutamente sconsigliato e controindicato. Ci sono tanti modi di essere belli alla moda, questo forse possiamo evitarlo. Assolutamente, no? Assolutamente. Non c'è dubbio. Allora, cominciamo a parlare di precancerosi e di vederle le precancerosi. Ne stiamo già parlando, ma cominciamo a vederle con il primo cartello che il dottor Brunamonti ha preparato per noi, che è quello della leucoplachia. Fate le cose difficili perché giustamente studio tanto per imparare poi queste parole complicate. Allora ne dirò un'altra. Nella nomenclatura nuova non si parla più di leucoplachia ma di iperkeratosi, cioè di un'area della mucosa della bocca iperkeratinizzata, per cui assume questo aspetto biancastro. Io tuttavia preferisco mantenere la nomenclatura tradizionale perché leucoplachia dà subito l'idea di macchia bianca. La leucoplachia è forse la lesione precancerosa più diffusa nel cavo orale dei nostri pazienti. Si rappresenta, può essere in forma omogenea o in forma nodulare, cioè in forma piatta o più rilevata come già in questo caso. Questa è una leucoplachia isolata a margini netti e abbastanza disomogenea della mucosa delle guance e è la classica lesione precancerosa che va vista eventualmente nel caso di presenza di disomogeneità, va anche prelevata una parte di questa leucoplachia o asportata in toto per fare poi un esame istologico. L'esame istologico, analizzare quindi quello che c'è in queste lesioni, che cosa ci dice? Ci dice se in queste lesioni vi sono delle cellule che presentano atipia cellulare, quindi delle cellule potenzialmente maligne. Ecco, questa non le ruberò mai certamente il lavoro, ma mi sembra di immaginare che se ce l'avessi in bocca, posto che io voglia osservarla, questa roba la vedrei, no? È molto visibile, o no? O questa fotografia mi inganna perché è molto ingrandito il punto? Sicuramente la vede lo specialista. Ma è facile che il paziente, quando si autoispeziona e si occupa della propria igiene, si lava i denti, si accorga della presenza. Anche perché è una presenza, un corpo estraneo, non è. È comunque un'anomalia anche nella consistenza. Ok, questa è un tipo di precancerosi. Presente questa, lo specialista se ne accorge, o il paziente medesimo, la persona, si accorge per qualcosa che non va in bocca, immediatamente bisogna seguire un percorso per capire intanto che cos'è, va analizzata e poi si potrà rimuovere? Sì, come dicevo, una volta identificata la lesione di tipo biancastro è a discrezione dello specialista, è competenza dello specialista decidere se è il caso di fare una biopsia ed eventualmente approfittarne per rimuovere completamente la lesione, biopsia che poi consentirà di fare l'esame istologico,
oppure se non è il caso di intervenire chirurgicamente con la biopsia, se basta eseguire un'osservazione periodica della lesione. Lesione che eventualmente viene fotografata in modo da consentire nel tempo di valutare se ci sono delle evoluzioni morfologiche, strutturali, di aspetto della lesione. Dà fastidio questa cosa, dal punto di vista proprio fisico, al di là delle implicazioni sulla nell'esperienza salute. Spesso questo è un reperto che viene del tutto occasionale e asintomatico, per cui il paziente in osservazione per altre cose si accorge di avere questa cosa. Può recedere da solo? Possono recedere, possono peggiorare come aspetto, possono essere delle lesioni isolate, possono essere plurifocali, cioè essere disseminate nelle guance, nelle labbra, sulla lingua, in più parti della bocca. Cartello numero 2, eritroplachia. Questa è un'altra lesione precancerosa. Vediamo che aspetto ha questa lesione, più sanguinolenta direi io. Sì, noi in gergo queste lesioni le chiamiamo anche macchie bianche o macchie rosse, le leucoplachie macchie bianche, le eritroplachie macchie rosse. Dove siamo nella bocca? È più facile capire dalla foto precedente, qui siamo... Siamo sempre sulla mucosa della guancia, verso la zona retromolare, in un paziente probabilmente edentulo, quindi già in un anziano. Le macchie rosse, cioè le eritroplachie, sono delle lesioni precancerose come le leucoplachie, ma potenzialmente hanno più probabilità di evolvere in una lesione di tipo maligno. Quindi in questo caso si consiglia sempre di intervenire con l'esame bioptico per cercare eventualmente delle cellule pericolose. Questo tipo, diciamo così, di precancerosi rossa, chiamiamola in questo modo, è più pericolosa di quella bianca. Assolutamente sì. E quindi dovrà essere attenzionata un po' di più. Si dovrà fare uno screening molto più dettagliato della lesione. Ok, queste sono le precancerosi. Ci accorgiamo di cose simili. Questa, essendo, diciamo, mi sembra più liquida in qualche modo, lascia un gusto in bocca? Si sente assolutamente, qualcosa? In odore, in colore e in dolore. Possiamo avere poi l'esistenza di lesioni sovrapposte, di lesioni miste, cioè di macchie bianche sovrapposte o combinate con macchie rosse. E quindi naturalmente... quindi anche in questo caso, visto che comunque c'è la presenza di una eritroplachia, si consiglia sempre la biopsia. Per accertarsi che non sia nulla di grave o quantomeno di tenerla monitorata. Certo. Monitoraggio che significa questi pazienti che si devono aspettare di essere... Una valutazione io direi ogni 4 mesi, ogni 4-6 mesi. Quindi insomma per tenerlo sotto controllo. Passiamo al cartello numero 3 e troviamo qui invece il melanoma. Di melanoma abbiamo parlato tanto anche recentemente, l'aspetto è bruttissimo, io di melanoma parlo sempre con molto rispetto, nel senso che è veramente un problema enorme quello che... appunto abbiamo affrontato anche con il Policlinico San Martino, per esempio sulla questione del melanoma della pelle, della cute. Questa è una versione che riguarda appunto le mucose. Le mucose del cavo orale, questa è una classica localizzazione atipica del melanoma, che è un tumore estremamente aggressivo ed estremamente maligno. Siamo sul palato e per precisione al confine tra palato duro e palato molle, quindi già verso il faringe. È una lesione che spaventa e che richiede immediatamente l'intervento chirurgico, che va asportata il più velocemente possibile e spesso purtroppo è tardi quando si presenta in questo sito il melanoma. Sì, questo è molto pericoloso. Dicevamo che le macchie pigmentate, diversamente pigmentate della bocca, le macchie scure, nel 90% dei casi sono lesioni del tutto benigne, come vedremo tra poco in un altro esempio. L'unica vera situazione di estrema gravità è il melanoma. Esatto. E questo naturalmente va... C'è qualche ragione particolare al di là di un'evoluzione così virulenta, così brutta, così cattiva? Dipende da cosa? L'avete capito in tanti anni di studi? Assolutamente no. Assolutamente no. Come spesso accade in medicina, nel corpo umano ci sono delle evoluzioni che dipendono da tanti fattori. Il melanoma è una neoplasia estremamente aggressiva che presenta delle localizzazioni assolutamente atipiche, questo ne è l'esempio come dicevo prima, e che dà anche metastatizzazioni atipiche, è uno dei pochissimi tumori, forse l'unico che dà metastasi a livello cardiaco, ad esempio. Quindi sostanzialmente...
quando parliamo di melanoma e facciamo dei ragionamenti sulla prevenzione legati al sole in età, diciamo, infantile, eccetera, si può collegare anche questo tipo di melanoma? Certamente sì. Quindi si tratta di seguire quelle regole di buon senso, quindi no alle lampade solari, per esempio, no alle scottature, specialmente in età infantile, che poi possono portare a esiti in età adulta. A uno stile di vita corretto, esatto. Diciamo così. Molto chiaro, quindi insomma abbiamo dato ancora più forza a questo messaggio legato al melanoma. Cartello numero 4, esostosi, che cos'è? Accanto alle precancerosi e alle cancerosi vere e proprie esistono poi delle lesioni proliferative o delle mucose del cavo orale o dei tessuti, delle ossa, dei mascellari della bocca che possono ad essere viste così, incutere un certo timore. Ecco, spieghiamo un attimo, sono quelle cose al centro. Questa è la bocca, sopra sono i denti laterali sono evidentemente degli... Vedete che verso la lingua, cioè all'interno delle arcate dentarie, sono presenti queste esostosi, cioè un'iperproduzione di tessuto osseo che non rappresenta nessun pericolo dal punto di vista dell'aggressività, in quanto si tratta di lesioni assolutamente benigne. Tuttavia, quando sono così rappresentate e così di dimensioni significative e notevoli, possono dare estremo fastidio al paziente, per cui in questo caso l'asportazione si fa solo ed esclusivamente per ridurre il disagio al paziente nel suo vivere quotidiano. Perché la deglutizione, la masticazione... La masticazione, la deglutizione, ma anche il parlare, si riduce notevolmente lo spazio per la lingua. Tutte le volte che il paziente mangia una crosta di pane si ferisce, quindi vengono ulcerate, fanno male. Quindi... Ora è evidente che qui non è asintomatico, è per forza asintomatico per via anche dello spazio che occupa, ma quanto ci mette ad arrivare in queste condizioni? Possono svilupparsi anche in tempo veloce, possono svilupparsi anche nell'arco di pochi mesi e crescere in modo significativo. Si fa un intervento chirurgico e si rimuove. Sì. Meccanicamente vengono asportati. Non diventa però un tumore, diciamo. No, la diagnosi differenziale può essere fatta con altre forme neoplastiche delle ossa dei mascellari, però qui non vorrei entrare in un capitolo troppo vasto. Diciamo che in linea di principio sono lesioni benigne queste. Andiamo al cartello numero 5 e qui parliamo di carcinoma e anche qui un altro termine che noi abbiamo sentito applicato ad altre questioni, per esempio quello mammario, eccetera, eccetera. Esattamente. Parliamo di quello della bocca. E questa è la condizione di malattia alla quale si spera di non arrivare. E alla quale purtroppo invece succede ancora oggi di arrivare con notevole frequenza perché la diagnosi si fa in ritardo. Questo è un carcinoma della lingua, una lesione maligna e estremamente aggressiva. In questi casi non è più sufficiente ovviamente fare la biopsia, è necessario un intervento chirurgico che nelle situazioni migliori è estremamente demolitivo ed estremamente invalidante per il paziente. Bisogna rimuovere la lingua o quello che è? Sì, e poi tutte le strutture annesse anche periferiche, quindi è un intervento particolarmente invasivo e demolitivo. Purtroppo l'intervento poi può anche non essere molte volte non è sufficiente. Interventi che poi vengono oltretutto adiuvati da terapie oncologiche, radioterapie e quant'altro. Insomma, si passa ovviamente un bruttissimo periodo e potrebbe anche non bastare. Diciamo, è una condizione drammatica questa. Questa è una condizione assolutamente estremamente grave e drammatica. È drammatica. Quindi la speranza di vita è molto bassa. Ancora una volta, però... L'obiettivo, il goal della prevenzione è non trovarsi in questa situazione. Se nel melanoma si può anche fare una considerazione di tipo la sfortuna ci vede benissimo, in questi casi è anche una condizione di destino, però si può... Agire prima, perché come abbiamo detto prima ci sono quelle lesioni, appunto quelle precancerosi, che appunto potenzialmente possono diventare questa cosa. E quindi dobbiamo scoprirlo prima, perché questa cosa non si presenta dalla sera alla mattina. Quello che noi raccomandiamo a tutti i pazienti e a livello di utenza, a livello di popolazione, è che se si incominciano a avvisare delle lesioni che tendono a non fare male ed occupare sempre più spazio nella bocca, non a limitarsi a fare degli sciacqui con colluttori per settimane, addirittura per mesi, come purtroppo capita, ma di rivolgersi immediatamente allo specialista chiedete e di porre chiedete informazioni quando vi trovate in questi casi. Gli ultimi e due cartelli, allo specialista. Allo specialista, naturalmente, perché poi è colui che deve capire e ha gli strumenti per capire cosa sta succedendo.
Passiamo al cartello 6, guardiamo l'angioma, un altro tipo di lesione, come la possiamo definire? Una lesione assolutamente benigna. Quindi qui ci aiuta a capire, è la lingua proprio esterna. Questo è l'equatore, il margine, il bordo della lingua, il margine sinistro della lingua che viene estratta e protrusa per analizzare la lesione. Certo. È una lesione pigmentata, come il melanoma, ma a differenza del melanoma è una lesione assolutamente benigna. Può dare fastidio perché, se traumatizzata, può provocare un sanguinamento anche particolarmente evidente e fastidioso. Poi ci si tocca la lingua è il classico. Esatto. La diagnosi differenziale è molto semplice. Intanto, a differenza del melanoma, queste lesioni hanno dei margini estremamente regolari, cosa che nel melanoma non si apprezza. Secondariamente, è sufficiente effettuare una compressione della lesione con un vetrino trasparente e la lesione quindi si crea un'ischemia, la lesione sotto il vetrino tende a scomparire, a scolorarsi. Dottor Bromonti, ce la facciamo a chiudere rapidamente perché il tempo è praticamente terminato, abbiamo ancora il cartello 7 e parliamo di afta major. Le afte le conosciamo di solito e non le temiamo tanto, a parte che danno fastidio. A differenza delle lesioni maligne, le afte, e questo ci aiuta tantissimo nella diagnosi differenziale, fanno estremamente male, per cui sono temute perché la qualità della vita con la presenza di stomatite aftose o di afta major è assolutamente una qualità scadente. Cosa si fa? Possono essere trattate, possono essere curate, possono essere rese nel tempo asintomatiche. È importante vedere se il paziente soffre di queste lesioni in modo ricorrente, qual è il motivo, ed eventualmente quindi rivolgersi allo specialista che richiederà degli esami del sangue specifici per vedere che le condizioni sistemiche del paziente siano in ordine o viceversa. Chiudiamo così, quando si fa la pulizia della bocca, che è la cosa che di gran lunga si fa più spesso, per quelli come me che sono fortunati che non hanno mai avuto bisogno, diciamo, di otturazioni o azioni diverse, basta? Cioè il dentista lo fa da solo questo tipo di analisi o gliela dobbiamo chiedere? Le linee guida della letteratura ci consigliano di eseguire almeno ogni 6 mesi una seduta di igiene dallo specialista con un controllo, un'ispezione accurata che comporta 10 minuti di tutto il cavo orale associata. Ogni 6 mesi, cioè 2 volte all'anno, questo può essere un ottimo punto di partenza per fare una buona prevenzione. Ovviamente sui pazienti che fumano 2 pacchetti di sigarette al giorno, che sono forti bevitori, che portano protesi mobili, la frequenza dei controlli può essere portata a 3-4 volte all'anno. Oppure già che ci siete fate anche un piercing, così l'avete fatte tutte, vediamo un po' di sfidare il destino. E non fatelo perché dobbiamo, insomma, curarci per prima con i nostri stili di vita. Ne vediamo di tutti i colori. Appunto, cerchiamo di essere bravi con noi stessi, vogliamoci bene. Grazie, dottor Paolo Bronamonti Binello. Grazie a te. Grazie mille di essere stato con noi. Ci vediamo domani con un'altra puntata di Salute Sanità.